Eccoci, buonasera. Allora, la giornata è vissuta su molti fatti importanti. Andiamo da fuori intanto. Europa, Eurogruppo, le pagelle per l'Italia e per la Francia sono i due paesi che non hanno compiuto appieno i loro compiti, diciamo, e tutte e due sono rinviati a marzo con la richiesta che per allora non ci sia più scostamento per quanto riguarda i numeri delle rispettive manovre economiche. Per l'Italia non si chiede una manovra aggiuntiva, come ha specificato anche il nostro ministro del Tesoro Padoan. Per la Francia, che ha uno scostamento maggiore, invece probabilmente sì, ed è una situazione più difficile. Rientra in parte la tensione tra Roma e Berlino dopo il botta e risposta di ieri tra la Merkel e il governo italiano, ma intanto da noi, come si sa, furoreggia un'altra questione, quella di mafia capitale. Oggi Renzi ha parlato ai giovani democratici e ha detto, sia ben chiaro, non lasceremo Roma in mano ai ladri. E Marino ha incontrato oggi, il giorno dell'Immacolata, come ben sapete, ha incontrato il Papa, che ha svolto il consueto pellegrinaggio fino a Piazza di Spagna e ha incontrato e ha detto che il Papa gli ha promesso che pregherà per Roma. Chissà, per i credenti è evidentemente un elemento per sperare. Intanto la certezza è che a Roma continuano a affluire notizie su ruberie vere e presunte. C'è il caso delle valigie piene di denaro, di cui si parla nelle intercettazioni, che Alemanno, quando era sindaco di Roma, avrebbe portato fino in Argentina. Una ridda di voci, non c'è in realtà alcuna conferma, alcun riscontro ufficiale, c'è soltanto appunto una serie di persone che ne parlano nelle intercettazioni. Alemanno si dice totalmente fuori da ogni storia di questo tipo, ma vedremo anche che quel che è sicuro è che nella legge di stabilità ci sono altri 130 milioni per Roma capitale, e facendo i conti ciascuno di noi dà davvero tanti soldi ogni anno per riequilibrare dal baratro in cui era finito il bilancio della capitale. Toccherà parlare della vicenda di Ragusa. I genitori del bambino ucciso sono stati portati questo pomeriggio alla procura di Ragusa, e quello che faceva veramente notizia, in attesa di sapere che cosa sta succedendo, è il nugolo di giornalisti, fotografi, operatori curiosi con gli smartphone. Ma vedremo anche che ci sono altri fatti importanti. Ad esempio, vedremo la presenza di Salvini a Mosca ancora una volta, ma questo lo rubrichiamo diversamente rispetto ai fatti importanti. È invece importante il reportage da Coban che vedremo questa sera a Piazza Pulita. Lì ci è andato proprio Formigli. 30 secondi, i titoli. Pressing dell'Eurogruppo su Italia e Francia per chiedere misure efficaci e correggere il deficit. Il ministro dell'Economia Padoan precisa nessuna richiesta di manovra aggiuntiva. Richiamo anche per la Francia, come si diceva, che ha uno scostamento maggiore. Ma intanto lo spread tocca quota 122, il rendimento dei nostri BTP decennali ai minimi, appena l'1,97%. Renzi, non lasceremo Roma in mano ai ladri. Auspico una rapida conclusione dei processi, ma c'è tensione nel PD che prova a fare quadrato attorno a Marino. Il sindaco accoglie Papa Francesco alla cerimonia per l'Immacolata e dice faremo pulizia. Alemanno andava in Argentina con le valigie piene di soldi e l'intercettazione di una conversazione finita tra gli allegati dell'inchiesta su Mafia Capitale, l'ex sindaco si difende, è completamente falso, mentre si precisa dalla procura che non è stato trovato alcun riscontro né tracce di denaro illecito.
Ma intanto quello che è sicuro è che c'è una pioggia di fondi pubblici che continua ad arrivare su Roma per evitarne il fallimento. Quasi 10 euro pagati da ogni italiano dal 2009 al 2012, soldi sprecati sia dalla destra sia dalla sinistra, senza mai arrivare a un riequilibrio almeno parziale del bilancio. E per Roma Capitale nella legge di stabilità sono stati stanziati altri 130 milioni a nostre spese. I genitori del bambino ucciso nel Ragusano portati in procura e la madre di nuovo interrogata dai PM come persona informata dei fatti, a quanto pare. Molte contraddizioni, ma la cosa più contraddittoria è la presenza di un vero e proprio esercito di giornalisti, operatori, fotografi e soprattutto curiosi. Salvini in Russia, visita Lampo, ancora una volta a Mosca, insieme con imprenditori contrari alle sanzioni. Sono qui per difendere il Made in Italy. Le misure dell'Europa sono un'idiozia, dice il leader della Lega, che stavolta non sarà ricevuto da Putin. Palazzi sventrati dalle bombe, ospedali distrutti, profughi in fuga. Per la prima volta le immagini all'interno di Kobane, l'enclave curda in Siria, assediata dalle truppe dell'ISIS, in un reportage fatto direttamente da Corrado Formigli, che andrà in onda questa sera a Piazza Pulita. Buonasera, cominciamo quindi dalla pagella all'Italia, dall'Eurogruppo. C'è uno scostamento tra quello che era l'obiettivo e quello che ha raggiunto il nostro governo con la manovra e con la legge di stabilità. Ebbene, c'è tempo fino a marzo per rientrare nei termini, ma Padoan dice che non ci sarà bisogno di una nuova manovra. Vogliamo che scarti e divari vengano colmati e per farlo servono misure immediate. A Bruxelles per l'Eurogruppo, Padoan e l'Italia si sentono ripetere una frase che ormai conoscono bene. Così non basta, avete fino ai primi di marzo per rimettervi in linea con il patto di stabilità. Dunque ci vengono richieste quelle che il commissario agli affari economici Moscovici definisce misure efficaci. Il debito italiano, spiega il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, rimane fonte di preoccupazione. Riconosciamo che circostanze economiche eccezionali e inflazione molto bassa hanno complicato il target di riduzione rispetto alla regola. All'Italia viene comunque consigliato di rivedere il taglio del disavanzo primario di almeno lo 0,2 rispetto allo 0,1 che la Commissione ci riconosce, lo 0,3 secondo i conti di Roma, in realtà sempre troppo poco rispetto allo 0,5 necessario per rimanere negli accordi. Nessuno però ci chiede un'ulteriore manovra, ci tiene a sottolineare Piercarlo Padoan. Peggio va la Francia, per la quale le misure richieste non vengono limitate alla definizione di efficaci ma aggiuntive. In sostanza le viene chiesto di fare subito qualcosa per rientrare dall'eccessivo deficit. L'Europa chiede un taglio dello 0,8 del disavanzo primario, Parigi si fermerà allo 0,3. Una prima valutazione verrà fatta già a fine gennaio per capire se i paesi a rischio si stanno muovendo nel verso giusto. Una decisione finale però sull'eventuale apertura di una procedura di infrazione l'avremo ai primi di marzo. Nel giorno dell'Eurogruppo si smorza anche la polemica tra Italia e Germania nata dall'intervista della Merkel al domenicale Die Welt. La cancelliera aveva definito le riforme di Roma insufficienti. Una prima smussata a seguito delle proteste italiane è arrivata dal portavoce più accreditato del rigorismo tedesco, il ministro dell'economia Schäuble, secondo il quale l'Italia ha approvato una riforma notevole del mercato del lavoro. A lui si è affiancato il portavoce del governo tedesco per ricordare che Berlino ha rispetto per le riforme portate avanti in Italia, ma non si deve convincere la Germania, si deve convincere la Commissione europea. Schäuble ha comunque sottolineato un punto importante. L'Europa ha concesso 3 mesi di respiro sui conti proprio per valutare lo sforzo che stiamo facendo sul terreno delle riforme. Padoan ammette di temere i decreti delegati, le leggi attuative, che potrebbero sterilizzare le novità. In sostanza esiste una specie di scambio, elasticità nei conti per riforme efficaci. Tutto in 3 soli mesi, perché a marzo saranno finiti i rinvii. Ma la notizia di oggi, l'altra notizia di oggi in una giornata che non è festiva sui mercati, è lo spread che è sceso ancora a una quota, questa, 122 punti base, che ci riporta indietro di 4 anni. Pensate, si arrivò nel novembre, in quel famoso 9 novembre del 2011, a quota 574. Ora siamo a un quarto, a un quinto di quella cifra. Non solo, ma i BTP
decennali italiani sono arrivati al loro minimo storico di rendimento, 1,97%. Non è merito nostro, non è merito del nostro governo o del nostro Parlamento, è la situazione europea e la tanto vituperata Banca Centrale Europea che ci permettono tutto questo. Ma intanto è un grande risparmio potenziale nella restituzione di quel debito che è l'interesse sui buoni del Tesoro. Andiamo a vedere però come la politica sia concentrata su altro, come ben sappiamo. Roma, mafia capitale. Noi non sappiamo se quello che sta emergendo dipinge il quadro di un atteggiamento di tangentari alla matriciana o di mafiosi capaci di relazioni pericolose. Sarà la magistratura a doverlo dire, sarà la giustizia a doverlo dire. Io so che noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri. Io so che non consentiremo nel nostro partito come fuori a nessuno di mettere in discussione ciò che noi siamo. Davanti ai giovani del Partito Democratico, Matteo Renzi, accompagnato dal commissario del PD romano Matteo Orfini, promette pulizia nel partito. Prendere una tangente è la cosa peggiore che un politico possa fare. Con noi quelli hanno chiuso, assicura, e chiede un epilogo giudiziario in tempi rapidi per l'inchiesta che ha scosso il Campidoglio, coinvolgendo centrodestra e centrosinistra. Non mi basta lo sdegno delle prime 48 ore in calza, bisogna fare velocemente i processi. E se Forza Italia, NCD, 5 Stelle e Lega, che spera in un approdo elettorale al Campidoglio, puntano sul commissariamento del Comune di Roma o chiedono le dimissioni di Marino, i vertici del PD fanno quadrato attorno al sindaco. Lui e il Partito Democratico sono la stessa cosa, dice Orfini, e sulla composizione della giunta decide il sindaco. Marino ha incontrato ancora il prefetto Giuseppe Pecoraro, pensa alla nomina di un assessore alla trasparenza per tenere sotto controllo gli appalti e l'amministrazione, già rivoluzionata con la rotazione dei dirigenti, ha annunciato che il Comune si costituirà parte civile per essere risarcito. Alla cerimonia per l'Immacolata in Piazza di Spagna, il sindaco accoglie Papa Francesco. Mi ha incoraggiato, mi ha detto che pregherà per me e per Roma, dice. Per ora, per il Comune, si concretizzano le risorse della legge di stabilità, 130 milioni all'anno per l'amministrazione fino al 2017, oltre alla possibilità di attingere al fondo di 200 milioni per risanare le periferie. E vediamo però, avete sentito di questi soldi che sono nella legge di stabilità, tra poco ci torniamo. Prima però sentiamo le novità di giornata sulle indagini, le novità in realtà riguardano un foglietto che sta allegato alle ordinanze e a tutto ciò che è stato in qualche modo reso pubblico. C'è una intercettazione che riguarda Alemanno, riguarda soldi che sarebbero stati portati all'estero. Alemanno andava in Argentina con le valigie piene di soldi. Un'intercettazione finita tra gli allegati dell'ordinanza su mafia capitale mette sulla graticola l'ex sindaco di Roma, indagato per associazione mafiosa nell'inchiesta su Carminati e la sua banda. È il 31 gennaio. A parlare è Luca Odeven, ex vice capogabinetto di Veltroni e componente del tavolo per i rifugiati, finito in carcere nella retata di martedì scorso. È insieme a Mario Schina, ex responsabile del decoro urbano del Comune, e Sandro Coltellacci, collaboratore di Salvatore Buzzi, il patron delle cooperative sociali, compare di Carminati, tutti indagati. Parlano di qualcuno che avrebbe litigato con Alemanno e che, dicono, abita nello stesso palazzo in cui ha sede la fondazione di Odeven. Per soldi se sono scannati, ma sai che Alemanno ha fatto 4 viaggi, lui ed il figlio, con le valigie piene di soldi in Argentina, piene di contanti, ma te sembra normale che un sindaco, me l'ha detto uno della Polaria, continua Odeven, e nessuno l'ha controllato? È passato al varco riservato, un attore. Una chiacchiera in assoluta libertà, un sentito dire, una leggenda metropolitana, forse. I Ross annotano l'intercettazione e gli danno un titolo, presunta esportazione di valute in Argentina da parte dell'ex sindaco di Roma. Gli investigatori fanno le dovute verifiche. I viaggi in Argentina ci sono, li abbiamo verificati, ci dicono dalla procura, senza precisarne il numero,
ma non abbiamo trovato nessun riscontro bancario, nessuna traccia di denaro illecito. Alemanno, che è membro onorario della Camera di Commercio di Buenos Aires, smentisce una millanteria da parte di collaboratori infedeli totalmente infondata, dice, mai portato soldi all'estero, e racconta di un solo viaggio in Argentina a Capodanno 2012 per una vacanza tra i ghiacci della Patagonia. Nella conversazione intercettata Odevene accenna anche ad un furto in casa dell'ex sindaco di destra. Deve essere successo un casino, perché a un certo punto ad Alemanno gli hanno fatto un furto a casa, cercavano qualche pezzo di carta, credo che hanno litigato. Sul furto Alemanno puntualizza, è avvenuto ad ottobre 2013 e fu ampiamente pubblicizzato. Eppure, stando agli accertamenti del ROS, in merito a quel furto non risultano denunce né da parte di Alemanno né della moglie Isabella Rauti. Non si sa quanti soldi sono spariti per questa cricca, super cricca di mafia capitale. Sicuramente sappiamo quanti soldi sono spariti per Roma. 9,75 euro, tanto ogni italiano ha pagato ogni anno dal 2009 al 2012 per evitare che il comune di Roma fallisse. Nel 2008 infatti Alemanno ottenne dal governo Berlusconi di scorporare i 12 miliardi di passivo ereditati dalle giunte Rutelli e Veltroni e di ripartire da zero. Un colpo di spugna tra le proteste della Lega. Come succede per le banche oggetto di salvataggio, lo Stato nominò un commissario e si accollò le perdite. Circa 1 miliardo e 700 milioni in 3 anni, più 885 milioni di euro in dote ad Alemanno perché il Comune ripartisse con benzina nuova nel serbatoio a carico dei contribuenti. Peccato che questa benzina sia finita subito, succhiata dalle 50 società municipalizzate, energia, acqua, rifiuti e trasporti, con 31.000 dipendenti, 10.000 in più rispetto alla Fiat. Società inefficienti, fonte di clientele, spesso guidate da dirigenti finiti sotto inchiesta. La pioggia di soldi pubblici a Roma ha antiche radici. Si parte dai 13.000 miliardi delle vecchie lire per il giubileo agli ultimi mondiali di nuoto del 2009. Si calcola che tra i lavori di ristrutturazione del Foro Italico e il complesso di Tor Vergata siano partiti 300 milioni di euro di soldi pubblici, oltre allo scandalo di quei 200 milioni con i quali i circoli privati romani si sono ristrutturati a spese del contribuente le loro piscine in cambio di qualche settimana per gli allenamenti delle squadre. La pioggia di soldi pubblici poi viene sprecata sia da destra che da sinistra, come si legge in una relazione della Ragioneria Generale dello Stato consegnata pochi mesi fa. Scrivono gli ispettori: per il proprio risanamento Roma Capitale ha fatto totale affidamento sullo Stato, senza alcuno sforzo per riportare in equilibrio i conti, nemmeno quando si trattava di far cessare comportamenti palesemente illegittimi. È stata evitata ogni decisione che adeguasse livelli e costi dei servizi forniti alle reali disponibilità di bilancio, riproducendo quei comportamenti che avevano portato al sostanziale fallimento nel 2008. Col cambio di amministrazione, cioè Marino, la situazione non sembra aver fatto registrare miglioramenti, scrivono. L'attuale gestione in linea con i comportamenti precedenti ha dimostrato una notevole celerità nel chiedere soldi statali. Ben poco ha fatto per evitare entrate proprie. Ma la colpa, si legge, è anche dei governi, che hanno dato sussidi senza pretendere alcuna contropartita in termini di risparmio o tagli di spesa. Da ultimo il salva Roma tris di Renzi, costola del mille proroghe, col quale al Comune di Roma si riconsente il giochetto di scaricare circa 400 milioni di euro sulla gestione commissariale, ossia sui contribuenti. Ecco, non vorremmo che i ladroni in qualche modo occultassero e facessero ombra a chi invece non sta risanando, che è la cosa più importante, visto che si parla pur sempre dei soldi di tutti gli italiani. Ci sono altri due fatti di cui parlare. Intanto un durissimo botta e risposta tra Renzi e Grillo. Renzi, parlando, l'avete visto prima, ai Giovani Democratici, ha detto: Grillo torna a fare i suoi tour grazie al vostro e al nostro lavoro, e questo è un bene per lo spettacolo. Evidente il colpo, no? È molto, molto duro. E a sua volta ha risposto Grillo con un tweet: Renzi sta ancora dormendo, non si è accorto che il suo PD è passato dal 41% al 41 bis.
Io lavoro da 40 anni, Renzi non ha mai lavorato in vita sua, come vedete scambi molto amichevoli, amichevole davvero, invece molto amichevole, forse troppo amichevole, la visita, la nuova visita dell'altro Matteo Salvini a Mosca. Matteo è tornato a Mosca, naturalmente, dove i marciapiedi sono pulitissimi e di lavavetri ai semafori, neppure l'ombra. La Russia deve essere un alleato, sia economico che commerciale, che contro il terrorismo internazionale. Fare la guerra contro la Russia è l'ultima delle cose che servono all'Italia e all'Europa. Né guerre né sanzioni commerciali per questo paradiso in terra dove non esistono clandestini né campi rom, ergo non c'è criminalità e alle 2 di notte una ragazza gira senza timore in metropolitana. Così diceva nell'ottobre scorso Matteo Salvini, adesso nuova missione nel fantastico regno del metrò senza paura, l'aspirazione mancata sarebbe stata quella di vedere Zar Putin, già incontrato a Milano però in occasione dei colloqui sull'Ucraina lo scorso ottobre, 20 minuti di colloquio e in dono la statuetta di Alberto da Giussano con la scritta no sanzioni. Ecco, le sanzioni dell'Europa. Dice ora Salvini che da Mosca ci ha inviato questa dichiarazione. Perché la Lega in Russia per difendere il Made in Italy, per fare quello che non fa Renzi, per fare quello che non sta facendo il governo italiano, per ascoltare, incontrare e sostenere le centinaia di imprenditori italiani che da nord a sud stanno rischiando il lavoro, stanno rischiando il futuro per colpa di sanzioni idiote scelte imposte da Bruxelles. Sanzioni idiote, assicura Salvini, che sottolinea la vicinanza sempre più stretta tra Lega e Cremlino, soprattutto adesso perché l'aria che tira Bruxelles è che le sanzioni contro la Russia in scadenza a marzo saranno rinnovate. E allora ancora missioni d'amicizia a Mosca, la prossima, programmata ancora prima di questo rientro in Italia, è fissata per gennaio, con la speranza stavolta di incontrare Putin per davvero, magari davanti al Cremlino. E per quell'occasione Salvini spara tutte le sue munizioni. Ben venga un prestito, se conveniente, la Merkel ha ragione e mentre io perdo peso, e si vede dalle foto senza veli che useremo per beneficenza, Matteo Renzi ingrassa con le cene da 1.000 euro a coperto. Più passioni e meno riflessioni nello stile politico di Salvini. E questo pomeriggio i genitori del bambino che è rimasto ucciso il 29 novembre vicino a Ragusa sono stati portati in procura per quello che sembra sia un interrogatorio. Vediamo cosa è successo e vediamo anche quanta gente c'era attorno. Arrivano 3 macchine dalla questura di Ragusa a portare via dalla propria abitazione Veronica Panarello, la madre di Loris il bimbo di 8 anni morto strangolato sabato 29 novembre a Santa Croce Camerina. Gli agenti a fatica riescono a farsi strada tra le decine di telecamere ma anche tra i tanti curiosi che con telefoni e tablet vogliono riprendere quella che pare la vera svolta di queste indagini. Insieme a Veronica c'è il marito Davide Stivaldi, fatto l'unico ad aver preso le parti della donna in questi giorni, che insieme a lei arriva per la prima volta in procura a Ragusa. È solo sentita come persona informata sui fatti, tuona il suo avvocato. Al momento non ci sono stati notificati né avvisi di garanzia né mandati d'arresto, ma la donna è sotto un'evidente pressione da parte degli inquirenti. Alla base di questa convocazione, la terza, ci sarebbero tutta una serie di nuovi dati esaminati in questi giorni che già ad una parziale verifica avevano messo in luce le presunte incongruenze nel racconto della donna su quel sabato mattina. Registrazioni delle telecamere sparse per il paese e tabulati telefonici. I riscontri e le domande degli inquirenti stanno vertendo su questo, sul buco temporale di 6 minuti tra i due filmati in una zona non lontana dal luogo dove è stato ritrovato il corpo di Loris, i video che mai la riprendono vicino alla scuola dove ha sempre detto di aver portato il figlio, ma anche le fascette che ha consegnato alle maestre del bimbo 2 giorni dopo l'omicidio e che sarebbero compatibili con quelle usate per tenere fermo e poi uccidere il bambino. Nelle ultime ore si era anche diffusa l'indiscrezione che potessero essere 2 i killer di Loris, ipotesi che non ha trovato finora conferma. Alle mie spalle la procura di Ragusa dove gli inquirenti stanno ancora ascoltando Veronica Panarello, la madre di Loris, non si hanno ancora notizie certe su quando terminerà, però pare abbastanza evidente che questa è una nuova accelerazione, forse quella decisiva nell'inchiesta sulla morte di Loris Stival. Aveva appena compiuto 60 anni Mango, il noto cantante che è morto ieri sera subito dopo un concerto per un malore. È successo al Pala Ercole di Policoro vicino a Matera. Ha detto scusatemi, non mi sento bene, dopo poco
dopo poco è morto. Il cordoglio è unanime, come sempre e dovutamente e doverosamente in queste circostanze e nel mondo della musica. Mango si chiamava Giuseppe Mango e sono tanti i motivi che lo hanno reso popolare. Ciascuno di voi, tra coloro che lo conoscono, sicuramente hanno ben presente le sue canzoni. Andiamo a vedere però adesso che questa sera a Piazza Pulita Corrado Formigli mostrerà un documento importante che ha girato lui stesso. È andato, primo giornalista italiano, con una telecamera a Kobani, quella città di cui tante volte abbiamo parlato, in territorio siriano, pochi chilometri dal confine con la Turchia, enclave curda assediata dagli uomini del califfato, dell'ISIS. Qui stiamo costeggiando il lato nord della città, là c'è la Turchia e guardate, anche questa zona è completamente deserta, questo palazzo abbandonato, sono saltate tutte le finestre, ma guardate la distruzione qui alla tua sinistra, guarda Sirio. Questo era l'ospedale. Non era un'autobomba normale, era un cingolato militare dell'ISIS, che secondo noi è stato fornito dai turchi. Guarda, si vedono ancora i pezzi. Da qui si vede bene il cratere dell'autobomba, guardate quanto è grande. Per arginare la marea nera dei tagliatori di teste dell'ISIS, a Kobane si combatte così, scavando nei muri, vivendo come topi. Il resto stasera a Piazza Pulita, ma in quel quadrante del mondo ogni giorno ci sono storie terribili. Pensate a quel fallito blitz di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi da parte degli Stati Uniti, delle forze speciali americane che dovevano salvare degli ostaggi che invece hanno trovato la morte. Beffarda la situazione per uno di loro che è stato ucciso eppure era vicino alla liberazione. Ma quella storia porta anche un altro aspetto, una dura dissociazione tra Al-Qaeda e l'ISIS. Non vogliamo polemiche, abbiamo scelto di amare, ricordare, perdonare. Sono le parole della vedova di Pierre Corchi, insegnante sudafricano, morto nel fallito blitz con cui le forze speciali USA tre giorni fa hanno cercato di liberare il fotoreporter anglo-americano Luke Somers. La donna, rapita col marito nel maggio 2013 e rilasciata a gennaio, getta acqua sul fuoco, ma le polemiche continuano a crescere. Anche perché adesso si sa che gli americani ignoravano che nelle mani dei sequestratori di Al-Qaeda nello Yemen ci fosse un sudafricano che, grazie ad una trattativa, sarebbe stato rilasciato col pagamento di soli $200,000. Una scelta inusuale per il governo sudafricano che, come Stati Uniti e Gran Bretagna, non si è mai piegato al pagamento dei riscatti. Ma i due ostaggi sono rimasti uccisi nel blitz che sarebbe costato la vita anche a 7 civili. Barack Obama si è assunto la responsabilità della scelta del fallito raid, motivandolo con la preoccupazione per la sorte di Luke Somers. Non sapeva di Corky, non ha salvato Somers, difficile tenere a freno le polemiche. Anche perché pochi mesi fa un altro raid fallito avrebbe accelerato la morte di James Foley, giornalista decapitato dagli uomini del presunto Stato Islamico. Un orrore che è stato condannato perfino da Nasr bin Ali al-Ansi, comandante di Al-Qaeda nello Yemen, che nel video di diffuso due giorni prima del blitz, minacciava di portare Luke Somers verso il suo inevitabile destino se entro tre giorni gli americani non avessero fermato gli attacchi dei droni. Lo stesso sceicco, che ha rilasciato un'intervista nella quale attacca le bandiere nere per la crudeltà con cui uccidono gli ostaggi e ne diffondono le immagini. Sappiamo che, da un punto di vista della comunicazione, queste immagini possono essere efficaci, ha detto al-Ansi, ma noi non siamo d'accordo. Il profeta ci ha ordinato di avere rispetto e onorare i nemici, non si possono filmare le esecuzioni, usarle nel nome dell'Islam. È un grande e inaccettabile errore. Un'altra prova della differenza abissale che c'è tra le scelte comunicative della vecchia Al-Qaeda e il terrorismo social del sedicente califfato. All'indomani della sua kermesse a Parma questa sera potremo vedere Pizzarotti, il sindaco della città emiliana, Federico Pizzarotti, ospite di Lilli Gruber insieme a Massimo Franco. Poi abbiamo già visto c'è Piazza Pulita, ma oltre
che di Kobani si parlerà ovviamente anche di quello che sta succedendo a Roma, e ci sono quindi Bianca Berlinguer, Peter Gomez, Paolo Mondani, Maurizio Gasparri, Alfio Marchini e Matteo Orfini, tutti i protagonisti della scena romana. Noi ci fermiamo. Infine la borsa americana, che è in negativo, il Dow Jones perde lo 0,68%, che è quello che aveva perso perfettamente al centesimo la borsa di Milano in chiusura. Il Nasdaq sta perdendo ancora di più, lo 0,99% in questo momento. È tutto, vi lascio 8 e mezzo, poi Piazza Pulita, noi ci vediamo domani, buonasera.